L'idea è, in qualche modo, dal primo di aprile, quando peraltro incrociamo le dita, le bollette dovrebbero diminuire perché il prezzo del gas Sta è, scendendo. adesso io non voglio dire cose che magari non si verificheranno, ma credo che all'inizio di febbraio le nuove tariffe saranno circa il 40% in meno rispetto alle ultime, quindi questo già dovrebbe essere significativo, però dovrebbe cambiare il sistema. Tale per cui noi garantiamo gli stessi prezzi, diciamo così, cappati, politici, fino a una percentuale di consumo della famiglia dell'anno precedente, degli anni precedenti, e quello è il prezzo per cui noi garantiamo sostanzialmente un prezzo, l'ho definito politico, ma sostanzialmente ancorato ai valori del Sì. 2020 precedenti. Quello in più viene rimesso al prezzo di mercato. Questo deve in qualche modo indurre chi risparmia, chi ha un comportamento virtuoso, sostanzialmente non avere aumenti. È molto complicato, ci stiamo lavorando, speriamo di arrivare in tempo, per marzo, però mi sembra che le cose vadano un po' meglio, anche perché, abbiamo trovato altri che ci vendono gas, il mercato si è un po' calmato, però questo è un elemento Moderatamente positivo. ottimista, insomma. Sì, moderatamente ottimista.